Lo sportello del cittadino si confronta oggi con l'onorevole Nicodemo Olivero, che è il capogruppo del Partito Democratico in seno alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. L'agricoltura, diciamocelo chiaramente, può essere e deve essere l'alternativa alla grande industria, all'ILVA, ai drammi ambientali. Eppure ci sono tanti problemi, pensiamo alla xylella, pensiamo ad altro. Proprio sinteticamente i punti essenziali attraverso i quali il governo, con il decreto Salva Taranto, vuol dare una mano alla città di Taranto attraverso l'agricoltura. Credo che l'agricoltura è un settore oggi trainante, non a caso aumentano addirittura gli iscritti alle facoltà di agraria e agli istituti tecnici, ci sono molti giovani che si avvicinano in agricoltura, è chiaro però che noi dobbiamo favorire tutte le condizioni e il governo sta lavorando in tale direzione. La prima è quella di un accesso al credito facilitato, quello di utilizzare bene i PSR, quello di affermare nei fatti un ricambio generazionale in agricoltura e poi quello di riequilibrare il valore della filiera. Insomma, non può restare solo il 17% in mano agli agricoltori, mentre l'83% sta in mano ai produttori, ma sta in mano a coloro i quali commercializzano, diciamo, i prodotti agricoli. Bisogna riequilibrare e questo è l'impegno di tutto il Partito Democratico e anche del governo. La ringrazio, grazie. Gentilissimo. Can I look at you a different eyes, like the girl.